Laudetur Jesus Christus. Carissimi figlioli presenti qui a Piccola Nazareth e quanto ci seguite da casa, oggi è l'indomani della festa della Madonna di Fatima, 14 maggio, e siamo nel mezzo di questo bel mese dedicato alla Madonna. Inizia oggi la novena allo Spirito Santo e si vede, soffia il vento e soffia impetuoso, mancano solo le lingue di fuoco. Allora oggi iniziamo questa novena. Ho voluto scegliere la messa votiva, sempre il giorno prima, che l'indomani non c'è nulla, Biagio mi chiede subito quale messa vuol fare domani. E dico sempre, domattina te lo dico, scelgo sempre la mattina stessa. Comunque ho voluto scegliere la messa votiva della Madonna del Rosario, quella del 7 ottobre, perché a Fatima la Madonna si è presentata proprio col titolo di Regina del Rosario. E questa festa commemorativa, in questa messa votiva della Madonna del Rosario, iniziamo la novena dello Spirito Santo. Fra 9 giorni, infatti, è Pentecoste. E se notate sempre più o meno il mese di maggio, che è il mese di Maria, è anche il mese che ci prepara alla festa dello Spirito Santo. Dovremmo poter approfondire, chissà che non lo faremo prossimamente, il legame, la relazione teologica tra Maria e la terza persona della Santissima Trinità. È tutto bello il tema da approfondire, il rapporto, la relazione della Madonna con ciascuna delle tre persone divine, perché noi ci siamo sempre soffermati, come sapete, noi cattolici, gli ortodossi dice che siamo cristomonisti. Cristomonisti significa parliamo e pensiamo solo a Gesù Cristo oltre che alla Madonna. Loro dicono non parlate mai dello Spirito Santo, per dirla. Gli ortodossi dicono non parlate mai dello Spirito Santo. Beh, però noi potremmo dire, ma tutti insieme non parliamo mai, a dire il vero, neanche di Dio Padre, del quale non esiste una festa liturgica, per esempio. Nel calendario liturgico, sia cattolico che ortodosso, non esiste una festa propria di Dio Padre. Allora, però, è vero che noi ci siamo concentrati sul rapporto anche tra la Madonna e Gesù, è ovvio, però anche, forse, se approfondissimo, auspichiamo che accada il legame di Maria con la terza persona divina, chissà quali profondità si scoprirebbero. Io ho letto una volta un libro, una monografia di von Balthasar dal titolo Sponsa Verbi, significa sposa del verbo, che è la Chiesa, però perciò è anche Maria, e c'è tutto un mondo da approfondire. Ma chiediamo alla Madonna che ci aiuti a vivere l'esperienza dello Spirito Santo. Questi sono tempi di grande prova, grande confusione. Ma sotto il manto della Madonna siamo al sicuro, nel suo cuore immacolato. Prima di venire qui, siccome avevo da svolgere un affare personale, allora per non perdere mai tempo, io raccomando a tutti di non perdere mai tempo. Il relax è un'altra cosa, ma non perdere tempo è un altro, no? Allora ho ascoltato una dichiarazione di quel frate di Assisi che cammina vestito con le pezze addosso, a piedi nudi, che ha fatto parlare molto di sé e che adesso vanno questi, sono eremiti però vanno su internet. In pratica ha fatto un video dove dice che sì, è normale che ci siano due papi, e molto ho seguito questo qui perché fa il mistico e segue un profeta degli anni passati, e dice non ascoltate, eccolo, arieccoci. Come dicono a Roma, ariecco, e non fanno mai il mio nome. Naturalmente, tu ormai, grazie a Dio, sottoscritto, deve essere anche non ufficialmente nominato. Un'incursione. E questo è il problema di celebrare all'aperto. È venuto Rocky, è scappato via dalla catena. Dicevo, e questo deve essere anche chiaro, ogni volta che si deve sostenere che Papa Francesco è il Papa, poi si deve attaccare, senza mai nominarmi, Domi Nutella. E quello lì mi fa passare per uno, diciamo, qual è sempre la cosa che si dice, non ascoltate chi è orgoglioso, ma non una sola parola. Dice che c'è stata Pachamama, ma non fa poi tutta una sola parola sul discorso dell'elezione, dell'invalidità, niente, niente, è proprio una congiura. Tempo di grande confusione. Allora dobbiamo chiedere alla Madonna, alla Santa Vergine, alla Madonna del Rosario, che è il titolo più bello, che ci protegga e ci doni lo Spirito Santo. Veni, Sante Spiritus, veni per Maria. Oggi iniziamo questa novena, la faremo personalmente perché noi
In realtà dopo la messa per tutto il mese di maggio continuiamo a esporre il Santissimo Sacramento e a recitare il Terzo Rosario col canto delle litanie e la benedizione eucaristica, ma proprio questo vento che qui da noi oggi soffia così veemente ci ricorda l'irruzione dello Spirito Santo nella Chiesa, e c'è presente Maria. Luca negli Atti degli Apostoli lo dice, e noi con la corona del Rosario andiamo avanti. Il rosario, non so se siete d'accordo, cadenza la giornata dei veri cattolici. Si passa ogni giorno dalla umile dimora di Nazareth, dove Maria riceve l'annuncio, si passa poi anche fino in fondo al cielo, Maria coronata regina. E però poi il transito dei misteri dolorosi, c'è tutta la nostra vita, no? E così allora veramente il rosario ci dà forza. Il rosario ci protegge, e quest'arma preziosa e conforte racconta quando la Madonna portò questa corona a San Domenico per incoraggiarlo nella battaglia contro gli eretici. Questo è tempo di eresia, ma della peggior specie, perché è camuffata. Questo è tempo di impostura, di apostasia della fede. Sul trono di Pietro c'è un usurpatore e tutti gli vanno dietro. Impressionante questo. Allora più che mai dobbiamo imbracciare, direi, la corona del rosario e avanzare con questo cammino di santità, con questo cammino di preghiera, con questo cammino di conversione, direi anche, visto che nei tre rosari ci sono i misteri dolorosi, con questo cammino anche di dolore. È un cammino di dolore, perché i cattolici sono sviati, perché c'è confusione. E poi anche ho visto nel mondo della tradizione si alleano molto tra di loro. Sempre prima di venire qui, sempre per non perdere tempo, ho seguito anche un'altra diretta di Vox Italia dove veniva intervistato Formicola, il professor Formicola, che diceva di avere messo insieme a Schneider, e faceva tutto un elenco di nomi che si sono messi insieme, tutte persone stimabilissime della tradizione. Ecco, si mettono insieme da quella parte, si mettono insieme da quell'altra parte, ma incredibile vedere che tutti hanno ormai accettato pacificamente che Bergoglio sia il Papa. E come ha scritto Cionci nel suo articolo Vox Clamans in Deserto, il problema è grosso, è il cuculo che mette l'uovo, come sapete, nel nido dei passeri. No? E il rischio è molto grosso che alla fine si vada avanti con uno che non è Papa, che finge di essere Papa ma non lo è, né lui né quelli che verranno dopo di lui, appunto il cuculo che sta nel nido dei passeri. Allora un falso Papa dentro la vera Chiesa, cioè, qualcosa di veramente doloroso, molto doloroso, apocalittico. E ci vogliono dire che nei passati trascorsi ci sono state cose, non era così, però non era così. Cioè lì ognuno diceva io sono il Papa, non gli hanno detto condividiamo, o uno ha fatto finta di essere eletto legittimamente e mentre era vivo il Papa regnante ne ha preso posto. Queste cose qui che stanno accadendo oggi non sono mai accadute, non fosse altro che Bergoglio ha piazzato Pachamama. Questo doveva essere il segno per tutti clamoroso, il piazzamento di Pachamama in Vaticano, dove ogni mattina il Cardinal Comastri passa. Qualcuno può pensare che io ce l'ho con lui, qualcuno, nessuno mi conosce bene, ma veramente nessuno mi conosce bene. Io spero che un giorno il Signore li perdoni, perché di nuovo mi stanno di nuovo sottoponendo ad attacco. E beh, il mese di maggio, il mese della Madonna, ieri sera mi hanno fatto vedere di un sito tradizionalista. Fanno pochi numeri, talvolta secondo me lo fanno anche che siccome io sono il più seguito vogliono numeri, ma come mi attaccavano in una maniera anche nei commenti, orgoglioso e su, ma che ne sanno? Ma come, che sono tradizionalisti, le febbriali, però quanto è orgoglioso, cerca il risalto, dice di mettere i like e così fa successo. Questa è disonestà proprio. Perché il dolore che io sto pagando è incommensurabile. Abbiamo a che fare col diavolo, altro che successo e popolarità. Che la Madonna allora, con questa corona del rosario che arma di salvezza, ci aiuti a perseverare e non perdere mai di vista il cammino, che è difficile, è doloroso, ma dobbiamo stare tutti molto attenti a non, come dire, a non deviare, a
Allora, mentre io ascoltavo il professor Formicola in alleanza con Schneider, Viglione e tutti questi grandi nomi della tradizione cattolica, e poi sentivo il frate di Assisi e questi che parlano, ma la questione magna non la questione magna non l'affrontano mai, pensavo, certo, noi non siamo più pochi, ma anche se fossimo pochi, fossimo in 3, 4, guardate che la verità non teme l'impopolarità numerica. Gesù era da solo quando ha salvato il mondo e Pilato gli domanda che cos'è la verità. Gesù da solo ha salvato il mondo, erano 4 persone, 10 persone al massimo che sono rimaste con lui. Gesù era solo. Forse noi dovremmo rimanere o no, forse già siamo stati lasciati soli. È una cosa dolorosissima, non solo da parte della falsa chiesa, ma questi cardinali, vescovi che fanno i santi, che fanno i mistici, gli innamorati della Madonna, e poi sanno che c'è un problema e non lo vogliono risolvere, perché e quindi siccome non lo vogliono risolvere, Don Minutello è un rompiscatole, e allora è orgoglioso, è superbo, è pieno di sé, giudicano niente meno che l'intenzione del cuore che solo Dio può conoscere. Perché quando un giorno a questi tali in mia presenza verrà mostrato quanti ciuffi di capelli restano nelle mani della Santa Vergine quando mi dice vai avanti e non ti fermare, vedremo cosa risponderanno. Vedremo cosa risponderanno. Se qualcuno nella Chiesa oggi sta soffrendo più di tutti, ve lo dico, è Don Minutella. È Don Minutella, il vero, come ha detto il tale che stamane, sorprendendo, mi ha chiamato, ho detto, mi pare che si chiamasse Riccardo, non mi ricordo, ho detto dentro di me, vuol dire che qualche luce a qualcuno arriva. Padre, lei è crocifisso, sì, io sempre fingo di non mostrarlo, ma è così, è una crocifissione, è un'agonia ecclesiale come pochi, secondo me, l'hanno vissuta nella Chiesa, perché io so di dire la verità, lo so che dico il vero e mi addoloro nel vedere che non sono stato creduto, e anche quando hanno il sospetto, per mettere a posto la propria coscienza, anziché indagare sulle cose che dico, è orgoglioso, è superbo, cerca successo, è pieno di sé, capito? È un momento di grande dolore, ma noi questo dolore lo offriamo alla Madonna e chiediamo a lei, alla Regina del Rosario, che è anche la Regina delle Vittorie, che lo trasformi in preghiera, in offerta d'amore a Dio, perché dove non arriviamo più con la parola, perché i cuori sono induriti e le teste sono testarde, io dico, dov'è la vera superbia? Dov'è il vero orgoglio? Dov'è la vera presunzione? E noi offriamo a Dio il frutto delle nostre sofferenze. Ormai c'è una piena coincidenza con la missione. La Madonna ci aiuti, perché comunque, figlioli cari, il Papa non è che è Papa sulla base di quello che uno dice. Il Papa è Papa perché c'ha il munus. E il munus ce l'ha Benedetto XVI, l'altro non ce l'ha. È così ovvia questa cosa qui. Vale più del problema dei vaccini, vale più del problema delle mascherine, vale più del problema della pandemia, anzi io vi dico che vaccini, pandemia e attacchi dei governi nell'unico progetto mondiale sono frutto del fatto che sul trono di Pietro siede il falso Papa e i cattolici, dai cardinali ai semplici fedeli, consapevoli, non hanno voluto aprire gli occhi, e allora Dio castiga l'umanità, Dio punisce la Chiesa, c'è lo smarrimento, c'è la Babilonia, c'è la confusione. Mai la Chiesa cattolica aveva conosciuto questo momento di grande confusione, perché comunque il Papa, di fronte a tutti i problemi dottrinali nel corso dei secoli, no? Petre, Pietro, non Pietro, cosa dici? E Pietro, Roma locuta, causa assoluta. Invece qui è quelli che dovrebbe essere Pietro che getta la confusione, perché non è Pietro che la Madonna del Rosario dia a ciascuno di noi, mettendo le sue mani sul capo, la luce giusta per affrontare questa battaglia dolorosissima, e perché possiamo assistere al trionfo, come dirò stasera nella catechesi delle 21:15, al trionfo promesso a Fatima del cuore immacolato di Maria. Intanto ostinati con la superbia di Maria, con l'orgoglio di Maria, con la presunzione di Maria, con la corona in mano, andiamo avanti e non ci fermiamo nell'opera
per quanto dolorosa, però comunque sempre preziosa, di annuncio della verità relativa a Pietro, laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur.